i bar e i locali pubblici sono ancora chiusi. Si sta studiando il modo per farli riaprire a maggio, ma con delle regole di distanziamento sociale che, secondo i baristi, sarebbero fortemente penalizzanti. È inaccettabile riuscire a lavorare con 2 metri di distanza tra i tavoli. Un barista padovano ieri ci diceva: a queste condizioni non siamo in grado di sopravvivere. No, noi non ce la possiamo fare. Per dare una risposta a lui e ai tanti baristi che si stanno chiedendo quale sarà il loro futuro, abbiamo dato la parola all'APPE, l'Associazione dei Pubblici Esercizi di Padova. Ciao Leandro, abbiamo ascoltato con molto interesse il video nel quale Riccardo Maniscalco lamenta effettivamente le problematiche che affronterà il pubblico esercizio nel momento in cui gli sarà permesso di riaprire, ed effettivamente sono i dubbi, i quesiti, le perplessità e anche le proteste che quotidianamente gli esercenti ci sollevano. E noi però vogliamo chiarire subito il campo da possibili equivoci. Non esiste ad oggi nessuna prescrizione già stabilita per i pubblici esercizi, quindi non si sa né quando potranno riaprire e né quali regole dovranno seguire nel momento della riapertura. Per cui tutte le varie notizie che circolano, dal fatto di una persona ogni 40 metri quadri, al contingentamento all'ingresso, alla sanificazione con l'ozono, ai plexiglass tra i tavolini e quant'altro, sono tutte notizie che hanno fonte tutto sommato incerta. Noi invitiamo sempre gli esercenti a informarsi presso siti e news specializzate, come può essere il sito dell'APPE, il sito della FIPE nazionale, della Confcommercio. Tutto il resto sono notizie che circolano, amplificate dai social network e che poi naturalmente vanno anche a seminare in un campo che in questo momento è particolarmente recettivo, che è quello dei pubblici esercizi, esercenti che sono disperati perché naturalmente dopo un mese di chiusura, oltre un mese di chiusura forzata, i nervi cominciano a essere un po' a fior di pelle. Ecco, noi vogliamo per quanto possibile cercare di rasserenare gli animi. Se fino alla settimana scorsa le telefonate, i contatti erano come riguardavano il mettere in cassa integrazione i dipendenti, l'accedere ai finanziamenti piuttosto che a sospendere le tasse o a chiedere i 600 euro di contributo all'INPS, adesso le domande sono: come dovrò fare, quando dovrò ripartire, quali attività potrò fare? Ecco, questo è anche un buon segnale, vuol dire che gli esercenti sono già, tra virgolette, sintonizzati alla fase 2, quella della riapertura progressiva delle attività. Sicuramente quando ci saranno delle informazioni certe noi le diffonderemo e cercheremo soprattutto di tutelare le imprese nostre associate, gli esercenti in generale, per cercare di rendere sempre più potenzialmente utili le loro attività. Grazie e buongiorno Mattina.